Ringrazio molto gli intervenuti e un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di Salerno per aver concesso l'ospitalità a questo nostro incontro. L'assessore Uedra, assessore alla cultura, mi ha chiamato per dire che sarà un po' tardi, ma che sicuramente ci raggiungerà. E un ringraziamento particolare agli amici della Società Filosofica Italiana che hanno voluto organizzare questi incontri in tutta Europa. Un ringraziamento particolare a Enrico Begris che ha preso di noi. C'è un mio collega di storia della filosofia dell'Università di Ricci che si chiama Enrico. Io lo membro di Begris che da tempo aveva proposto agli iscritti e ai soci della Società Filosofica Italiana di organizzare questo incontro, che doveva svolgersi qualche mese addietro, poi per ragioni organizzative fu rinviato. Stasera finalmente siamo qui, poi vi presenterò di volta in volta gli ospiti di questa sera, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Prima di dare la parola per un'introduzione ai lavori, volevo sottolineare l'importanza di questo incontro, un incontro che per motivi, come ho detto, indipendenti dalla nostra volontà, interviene a ridosso, diciamo, dell'imminente campagna elettorale per le elezioni europee. Naturalmente noi siamo qui stasera per discutere con giuristi, economisti, storici e, se consentite, anche filosofi, per discutere, diciamo, al di là degli schieramenti, al di là delle ideologie politiche, anche se naturalmente saremmo sciocchi se pensassimo di discutere oggi di Europa al di fuori della politica. Io, come sapete, faccio di mestiere il filosofo e sono tra quelli che sempre più sono stato convinto per il passato, diciamo. Ho scritto una serie di saggi, diciamo, sull'idea filosofica di Europa, con particolare riferimento ad alcuni intellettuali e filosofi europei che nel corso del Novecento hanno trattato filosoficamente il tema Europa. Benedetto Croce, José Ortega y Gasset, Maria Cabran, e tra gli storici in maniera particolare Fernando Rodelli e Federico Chanoux. Tutti i personaggi che hanno affrontato, ciascuno dal suo punto di vista, il tema dell'Europa. Naturalmente, da filosofo, continuo a credere che affermare che l'identità dell'Europa sia da individuare innanzitutto nella sua filosofia non è, diciamo, un parlare da Cicero per l'uomo suo. Sono convinto che l'idea di Europa, prima ed oltre che economica, prima ed oltre che giuridica, prima ed oltre che culturale, può essere considerata, diciamo, un'idea filosofica,
quella che Ortega chiama la presenza come qualcosa che è capace di dirci di un'idea dell'Europa, tutto quello che dentro l'Europa si è prodotto e si è realizzato nel corso della sua storia secolare, e cioè una idea filosofica di Europa capace di raccogliere dentro di sé miti e filosofie, simboli e rappresentazioni, immagini e concetti, pratiche sociali, modi di produzione, tutto quello che in un modo o nell'altro viene a formare la coscienza europea. Vi è oggi, diciamo, un dibattito molto intenso sul futuro dell'Europa. Io non mi nascondo naturalmente dietro una impossibile neutralità dell'intellettuale. Io sono convinto che siamo dinanzi ad una sfida importante che riguarda l'Europa. Io sono tra coloro che pensano che la politica europea debba essere oggi criticata, debba essere oggi riformata e debba costituire e si possa costituire una prospettiva non di una non Europa, scusate la cacofonia, ma di un'altra Europa. Da questo punto di vista io sono molto d'accordo con il manifesto degli intellettuali europei che è stato firmato qualche settimana addietro, che ha tra i suoi film Sergio Latouche, Edgar Morin, Jürgen Habermas, un manifesto di intellettuali che è molto critico nei confronti della politica attuale dell'Europa. Mi limito a citare soltanto le parole di un tedesco, il tedesco è un filosofo importante, famoso, l'ultimo degli allievi della scuola di Francoforte. Habermas dice a un certo punto: il governo tedesco non può più respingere la responsabilità politica che, indirizzando a modo suo la gestione della crisi, si è assunto. Per i destini di crisi addirittura oscenamente disuguali nell'Eurozona, poiché esso stesso, e il tedesco è il filosofo tedesco che parla del governo tedesco, poiché esso stesso non può che temere al massimo un'Europa tedesca, dovrebbe sbarazzarsi di questo tipo di ruolo direttivo in un'unione politica degna di questo nome. E ci sono, diciamo, dichiarazioni di questo appello firmato da tanti di questi intellettuali, tra gli altri anche da Zygmunt Bauman, appunto per un'altra Europa. Quindi io credo che il modo migliore per difendere l'Europa e per difenderla in una fase cruciale e delicatissima, quale è quella del risorgere in Europa dei nazionalismi e dei populismi, sia quello di pensare a realizzare un'Europa diversa, un'altra Europa rispetto a quello che è oggi, per venire incontro ai bisogni dei cittadini, ai bisogni alle crisi che i cittadini europei dal punto di vista politico, economico e sociale stanno oggi subendo. Ho parlato già troppo, mi chiedo scusa, la mia funzione è soltanto quella di presiedere l'incontro. Una parola adesso a De Pelis, Nello, a me De Pelis, per l'introduzione a convegno, ringraziando ancora una volta per l'impegno che già introdotto in maniera molto
uscirà insomma i temi e i problemi che noi affronteremo con il professore Stefano D'André dell'Università di Latouche, giurista, che tratterà il rapporto tra Costituzione italiana e trattati europei, il professor Carmine Pinto che parlerà della storia politica dell'Unione Europea, e il professor Gennaro Senza, economista, docente di economia politica presso l'Università del Lazio e di Cassino e del Lazio Meridionale. E la ragione, diciamo, di questo dibattito è che esso viene incontro ad una diffusa domanda sociale, alla quale la Società Filosofica Italiana, il Liceo De Santis e anche l'amministrazione hanno inteso dare una risposta, poiché la differenza che appare sempre più chiara e percepibile dopo 20 anni di Unione Europea è la differenza tra l'Europa ideale e l'Europa reale. Io ricordo che gli esponenti del socialismo reale, del blocco sovietico, rispondevano ai dissidenti della sinistra socialista, comunista, europea, dicendo che se avevano un'altra, diciamo, idea di socialismo e di comunismo, dovevano però confrontarsi col fatto che il socialismo reale era quello sovietico. E noi ci troviamo di fronte a questo, alla divaricazione tra i grandi miti fondativi del processo di integrazione europea, che giustamente annoverano tra i loro padri fondatori le figure illustri del professor Cacciatore, da storico della filosofia opportunamente ricordato, è la realizzazione pratica, concreta, effettuale, come direbbe Machiavelli, di questi ideali. Allora, noi siamo qui per impostare, per chiedere lui, ma anche ai docenti, agli esperti, insomma agli studiosi che hanno accettato di partecipare a questo dibattito, e di fatti aiutarci a comprendere questo scatto tra idealità e realtà dell'Unione Europea, perché effettivamente, al di là di qualsiasi falsa neutralità, vorremmo cercare di comprendere, con l'ausilio dei giuristi, degli economisti, degli storici, ecco, cosa c'entrano ancora i nobili ideali, se ne è preso, insomma, contraddire quanto opportunamente detto il professor Cacciatore, con il trattato di Maastricht, che è un trattato che non prevede clausole di rescissione dallo stesso. Quindi praticamente chi entra non può uscire, è come una intelligente pubblicità di una banca di qualche anno fa, in cui si vedevano delle persone che entravano e chiedevano un prestito, questo prestito lievitava astronomicamente, e la condizione di accettare, cioè se accettare uscite da questo locale, altrimenti non potete uscire. E cosa c'è in altri strumenti economici che sono stati approvati recentemente, di cui abbiamo anche discusso pubblicamente qui a Salerno con altre istanze, con altre sigle, quali MES, Fiscal Compact, che sono già operativi, che comportano una forte, una pesante subordinazione dell'economia e della sovranità degli stati facenti parte della compagine europea alle regole appunto dell'Unione Europea. Anche la stessa formazione di un corpo di polizia internazionale, l'Eurogenfor, il quale non è tenuto in via di costituzione e formazione, che non è tenuto a rispondere del proprio operato neppure alle magistrature dei singoli stati componenti l'Unione Europea. Facciamo un passo indietro, ricordiamoci degli anni precedenti, chi, insomma, molti di coloro che si
trovano in questa sala hanno, non sono giovanissimi, hanno l'età, per ricordare il leitmotiv della bisogna entrare in Europa, altrimenti sarebbe stata la fine, la rovina, la vergogna italiana perpetua e irreparabile. E l'ingresso in Europa era il metodo per misurare la nostra civiltà, o più che altro, o meglio, il letto di Procuste, nel quale venivano messi, insomma, i paesi che dovevano entrare a far parte. E se appunto noi, come dire, abbandoniamo quel leitmotiv, la ragione per la quale bisogna imperativamente entrare in questo contesto giuridico, politico ed economico, abbandonare la sovranità nazionale, statuale, politica, culturale, monetaria, era che questo era un grande progetto di integrazione, di civiltà, di equità, eccetera, eccetera. Ma quello che poi si è realizzato, ma quasi direi immediatamente, sta l'Europa finanziaria delle banche, della finanza e dell'economia. Noi ci chiediamo, problematicamente, non retoricamente, qual è stato l'ideale politico e civile per cui è stata perseguita l'unità europea? Esiste una festa dell'unità europea? No. Evidentemente non è sentita l'unità europea, nel senso che è un processo che è avvenuto dall'alto, che è stato calato dall'alto, mediante la realizzazione di trattati politici, economici, giuridici, fortemente normativi, fortemente direi tecnocratici, che in pratica non lasciano scarsi margini decisionali. Questo ce lo dirà il professor De André sulle 61 materie sottratte alla sovranità del Parlamento per quanto riguarda tutti gli argomenti decisivi di ordine economico e politico, e che hanno anche ci costringono, come il MES, come il Fiscal Com, a introdurre, come è stato già fatto, l'obbligo di pareggio di bilancio della Costituzione e alla modifica degli articoli 81, 117 e 119 della Costituzione italiana, cosa della quale si è parlato ben poco. Quindi è vero che vi è stato, dopo il dopoguerra, un grande processo di integrazione, si è stata avvertita da più parti la necessità di un processo di integrazione economica, politica e civile, ma il processo di integrazione europea è una cosa, l'Unione Europea è un'altra. Gli anni di stabilità, di pace sociale, civile, politica, di cui l'Europa tutta ha goduto, sono gli anni, coincidono con gli anni della contrapposizione tra i blocchi contrapposti, della NATO da un lato, del patto di Varsavia dall'altro. L'Unione Europea nasce, viene fondata, il Trattato di Maastricht, un anno dopo la fine dell'Unione Sovietica. E questa è una coincidenza sulla quale riflette, non per difendere in maniera critica, per carità, insomma, russa, ma è un dato storico. E quindi è stato un ideale politico, civile, unificante, o non piuttosto, come diceva Massimo Bontempelli, che qui ricordo come uno dei miei amici e maestri, invece dettata dall'esigenza di trasformare l'Europa in un binario di scorrimento automatico dell'evoluzione economica, al di fuori di ogni esigenza sociale, di ogni progettualità politica. E quindi è l'euro, la moneta comune, che cos'è? Il mezzo con il quale si realizza l'integrazione virtuosa delle economie che fanno degli stati membri, o piuttosto il mezzo di una spoliticizzazione dell'economia, a cui
stiamo, perché non c'è più discussione, bisogna fare questo, bisogna introdurre questa, bisogna l'austerità, questa, non c'è più margine appunto di discussione democratica, le cose si decidono dopo che sono, si discutono dopo che sono state decise. E quindi è questo un punto di realizzazione, e lo chiedo senza falsa retorica, di un acme, o è invece questa spoliticizzazione dell'economia, per cui l'economia si erge alienamente come il signore assoluto dell'uomo, senza trovare più opposizione dialettica, no? Perché i popoli sono stati ridotti a moltitudini indifferenziate o a servi che non hanno più coscienza di sé. Quando c'è la dialettica della storia, quando il servo si ribella al Signore e capisce che è lui che, manipolando le cose, acquista senso e coscienza di se stesso. E quindi l'abolizione dello Stato nazionale è stata di fatto realizzata, i trattati di Lisbona, Maastricht, Lisbona, è un passaggio verso una, come dire, integrazione felice, cosmopolita, una collaborazione che si lascia alle spalle la stagione triste dei nazionalismi che hanno insanguinato l'Unione, la storia europea, o è invece la fase necessaria per liquidare ogni residuo primato della politica sull'economia? Occorre quindi, secondo noi, riappropriarsi dei termini del problema, perché ritengo che vi sia, come dire, quello che all'inizio era un sentimento vago di perplessità, di inquietudine, come una sorta di rumore di tamburi lontani portati dal vento. Adesso invece è diventato un grido angoscioso di difficoltà, perché i popoli europei stanno soffrendo, il popolo greco, il popolo spagnolo, il popolo italiano, di queste imposizioni che in nome di un indeterminato futuro riproducono sempre la, come dire, la necessità del presente. Ed anche per scongiurare quelle risposte impulsive, quelle risposte regressive che cominciano a serpeggiare come reazioni immediate di autodifesa, di legittima difesa nei popoli d'Europa, che secondo me bisogna, ecco, ripartire da una riflessione su quello che è stato il nostro recente passato. In questa sala, alle pareti, voi vedete degli importanti reperti storici. Si tratta degli atti politici, delle testimonianze sull'attività del governo, sul primo governo dell'Italia liberata dopo l'esperienza disastrosa del fascismo. Forse la capacità di quei governanti, soprattutto dopo la svolta di Salerno, fu quella di riappropriarsi di un concetto di sovranità, di democrazia, di patria, dopo che il fascismo ne aveva parlato a sproposito per 20 anni, dando avvio così alla fase che conosciamo della Costituente, in cui da cui scaturì la Costituzione Repubblicana. Io mi auguro che questo convegno sia un momento di riflessione, anche grazie alla qualità, insomma, degli studiosi, degli ospiti che abbiamo invitato, che possa, come dire, favorire questa consapevolezza e questo riscatto civile, visto che fino ad oggi, o almeno fino a ieri, chiunque avesse osato, ricordiamoci prima anche generale, mettere semplicemente in discussione, avanzare delle pacate obiezioni o domande su questo processo di costituzione dell'Unione Europea, che ripeto è cosa diversa dall'integrazione, era sistematicamente guardato con compatimento e accusato e quasi visto come portatore di un handicap o di un ritardo mentale. Ecco, noi siamo perché riprenda la riflessione, a partire da questa riflessione
si sviluppi una nuova stagione per una ritrovata e rinnovata sovranità e democrazia. Grazie. Cedo la parola brevemente alla professoressa Lorenza per la rappresentanza del Liceo De Santis, che ha compartecipato all'organizzazione di questo convegno, incluso anche nella sua programmazione didattica e culturale. Buonasera, io porto due saluti a nome del dirigente scolastico, la dottoressa Angela Via, che per impegni di lavoro stasera non è potuta essere qui. Colgo l'occasione per ringraziare il Dipartimento di Filosofia, presieduto dalla professoressa Migliari, che ci ha raggiunto, e tutti i colleghi di filosofia del nostro liceo che hanno avuto sono stati inclinati nello scegliere come percorso per i nostri alunni il tema dell'Unione Europea, tema particolarmente caro a noi, in modo particolare come educatori, come docenti, che si trovano a proporre soprattutto alle classi terminali, di quei ragazzi che si avviano ad integrarsi, ci avviamo nel mondo del lavoro e ad avviarsi a una carriera professionale che speriamo sia proficua e sia comunque corrispondente in qualche modo ai loro sogni, alle loro aspettative, ai loro impegni e all'impegno che profonderanno e che hanno profuso fino ad oggi, che possa dare appunto questo convegno in qualche modo una chiave di lettura, visto che anche il mondo della scuola in qualche modo è fortemente condizionato, in bene e in male, ce lo diranno gli illustri relatori di oggi, da questa istanza europea. Avviare i giovani all'Europa sicuramente è un dato importante, far apprendere loro le lingue straniere sicuramente è un dato importante. Oggi leggevo che molte delle nostre intelligenze veramente notevoli che vivono all'estero sentono invece l'esigenza di ritornare nel nostro paese, e questo dato sicuramente è confortevole, segno di una sconfitta di un'idea, o forse che l'idea anche di Italia piuttosto che di Europa sta nuovamente e positivamente prendendo piede. Io vi ringrazio e soprattutto ringrazio i tanti ragazzi che oggi, al di là degli impegni scolastici, sono qui presenti. Sarà sicuramente un momento di confronto e di lezione molto proficuo per noi tutti. Grazie mille e grazie di tutto. Il primo dei nostri relatori è il professor Stefano Landria, che è professore di diritto privato presso il Dipartimento di Economia e di Impresa dell'Università della Luce. Il professor D'Andrea, così come gli altri due relatori, ha un trito di pubblicazioni. Io mi limito soltanto a ricordare del professor D'Andrea due grandi monografie. Mi piace anche dire che queste monografie sono state pubblicate in una collana diretta da Pietro Riscini, cioè una famiglia di origine salernitana, insomma, a parte il fatto che Pietro Riscini è il mio illustre e autorevole collega accademico. Questi volumi sono la parte soggettivamente complessa dei profili di disciplina, 2002, l'offerta di equa riduzione ad equità del 2006. Devo anche ricordare un intervento, un profilo per così dire, che riguarda il rapporto tra diritto l'economia e tra queste quindi tra questi interventi mi piace ricordare un intervento dedicato a Guido Calogero, purtroppo un filosofo ormai dimenticato, ma che è stato uno dei più grandi filosofi italiani del secolo scorso ed è stato mio professore all'Università di Roma. Sono laureato a Roma, quindi avevo come maestro
Guido Calogero, che è stato anche uno dei fondatori del movimento europeista, ecco il caso di dire, il movimento europeista delle origini, che è quell'Europa ideale della quale si parlava prima, giustizia e libertà. Mi taccio, diciamo, do subito la parola al professor D'Andrea, ringraziando per essere qui. Sono molto contento di poter parlare degli umanisti, questi temi dell'Unione Europea, della Costituzione in genere, per qualche ragione attraggono più giuristi ed economisti. Io credo, poi leggendo gli atti dell'Assemblea Costituente, troviamo Marchesi e altri giovani umanisti che avevano, a mio avviso, lo stesso Calogero era laureato in giurisprudenza e scrisse un importante saggio sulla interpretazione del giudice di Cassazione, erano più pratici, più politico-giuridici, pur essendo dei grandi letterati. Io, il mio punto di vista è in difesa della Repubblica. Io non credo che sia in crisi l'Unione Europea, che è un artificio creato con i trattati. Io credo che l'Unione Europea abbia colpito al cuore la Repubblica nel 1992, quindi dichiaro chiaramente il mio punto di vista, dichiaro anche ciò che ho a cuore e cercherò di spiegare perché. Il mio tema è quello del rapporto, per così dire, tra Costituzione e Unione Europea. Vorrei però un attimo soffermarmi sul titolo del convegno. Quindi, Unione Europea, diciamo, intenzioni e fatti. Intanto qui parliamo di Unione Europea, non parliamo dell'idea di Europa, varie Europa. Bella quella di Chapot, più bella in realtà la storia dell'idea di nazione, onestamente, la storia dell'idea di Europa. Qui parliamo dell'Unione Europea. L'Unione Europea nasce nel 92 a Maastricht, preparata già dal 86-88, quindi non parliamo nemmeno della Comunità Economica Europea e non parliamo nemmeno del manifesto di Ventotè, che fu una cosa completamente già tradita con la cieca. Cercano tutta un'altra cosa. Quindi parliamo dell'Unione Europea e quindi se scopriamo che male possiamo dire tutto il male possibile. Stiamo parlando dell'Europa come continente, dell'idea d'Europa, non meno. Quindi non possiamo dire che ha portato la pace, perché nasce nel 92. L'Unione Europea è una semplice prosecuzione della Comunità Economica Europea. La Comunità Economica Europea nasce con 6 stati e arriva a 12 dopo 36 anni. L'Unione Europea da 12 arriva a 28 in 16 anni, prima grande differenza, numero di partecipanti e velocità dell'allargamento. Ma poi qual è la crisi? Di che cosa parliamo? Vincoli del debito pubblico, no? 60%, non c'era quella CEE, vincoli del deficit pubblico, 3% adesso pare generale, non c'era nella CEE. Lo Stato, la Banca d'Italia non può acquistare azioni, perché dietro è stato messo a massimo i titoli del debito pubblico. Lo Stato non può avere più un conto corrente di tesoreria con la propria Banca d'Italia con quale si finanziava, ma il divieto è stato messo a Maastricht. Libera circolazione dei capitali e a livello dei trattati è fissato a Maastricht, anche se era stato anticipato, la prima fase nel 90, ma era stato anticipato per Maastricht. Quindi fino al 90 non c'era il vincolo, cioè non c'era il vincolo per gli stati di liberalizzare la circolazione dei capitali. La moneta unica è arrivata dopo. Quindi parliamo dell'Unione Europea che ha un numero enorme di vincoli in più, pone agli stati un numero enorme di vincoli in più rispetto a ciò che poneva la Comunità Economica Europea. Quindi si può giungere a un giudizio estremamente positivo, per esempio sulla comunità statutaria. L'Unione Europea è estremamente negativo sull'Unione Europea. Giuridicamente c'è una prosecuzione, questa distanzazione. Voi capite che quando cambi tante cose,
sostanzialmente potrebbero essere loro. Allora, attenzione, infatti, relativamente all'Unione Europea. Beh, cos'è? L'Unione Europea adesso ha generato, molti paesi sono in crisi economica, lo dicono anche le linee, è in crisi essa stessa, da un lato, ma ci sono crisi economiche, e dall'altro lato ha un deficit, almeno ci appare avere un deficit di democrazia. Questa è una divergenza tra le intenzioni e i fatti. Leggiamo alcune dichiarazioni. Jean-Claude Juncker, 1999, Der Spiegel, ex presidente dell'Eurogruppo. Il metodo europeo. Prendiamo una decisione, poi la mettiamo sul tavolo e aspettiamo un po' per vedere cosa succede. Se non provoca proteste e rivolte, perché la maggior parte della gente non capisce niente di cosa è stato deciso, andiamo avanti, passo dopo passo, fino al punto di non ritorno. Le intenzioni, questo sono loro. Tommaso Jean-Claude Juncker, presidente dell'Eurogruppo, 8 anni. Tommaso Padoa-Schioppa, Commenter numero 87, 1999. L'Europa non nasce da un movimento democratico. Tra il polo del consenso popolare e quello della leadership di alcuni governanti, l'Europa è nata seguendo un metodo che potremmo definire con il termine di dispotismo illuminato. Padoa-Schioppa, Corriere della Sera, 26 agosto 2003. Non restavano delle riforme strutturali, lasciar funzionare le leggi di mercato, limitando l'intervento pubblico a quanto strettamente richiesto dal loro funzionamento e dalla pubblica compassione. Nell'Europa continentale un programma completo di riforme strutturali deve oggi spaziare nei campi delle pensioni, della sanità, del mercato del lavoro, della scuola e in altri accordi. Flessibilizzare il lavoro, queste sono cose. Ma deve essere guidato da un unico principio: attenuare quel diaframma di protezioni che nel corso del XX secolo hanno progressivamente allontanato l'individuo dal contatto diretto con la durezza del vivere, con i rovesci della fortuna, con la sanzione o premio ai suoi difetti o qualità. Mario Monti, 1994, che ha detto Berlusconi, La Stampa, 13 agosto. Berlusconi dovrebbe fare come Menem in Argentina, ha tradito le promesse che aveva fatto agli elettori, ma a fin di bene. Poi non è che sia andato così. Monti sosteneva a fin di bene. E tra questo metodo del dispotismo illuminato e la crisi c'è una reazione, cioè c'è un collegamento, cioè questi signori teorizzano il metodo del dispotismo illuminato per eliminare la crisi. Mario Monti, Luis, intervento, febbraio 2011. L'Europa ha bisogno della crisi per fare passi avanti. I paesi, i passi avanti sono per definizione cessioni di sovranità. I cittadini possono essere pronti solo quando c'è una crisi. Mario Monti, l'infedele, 26 settembre 2011. Qui è la manifestazione più concreta il grande successo dell'Europa, la Grecia. Qual è la manifestazione? La Grecia. Romano Prodi, 4 dicembre 2001, Financial Times. Sono sicuro che l'euro ci obbligherà ad introdurre nuovi strumenti di politica economica. Attualmente è politicamente impossibile, ma un giorno ci sarà una crisi e nuovi strumenti saranno introdotti. Quindi, la mia idea, stando a quello che dicono loro, c'è una perfetta coincidenza tra fatti e intenzioni. La storia si fa su queste cose, signori. Vedete, è stato studiato che negli anni della guerra fredda, negli anni 50, il 90% delle leggi del nostro Parlamento furono approvate all'unanimità. Perché tra comunisti e democristiani c'era l'unità della nazione. La fraseologia, lo scontro ideologico, il teatro, il teatrino, si può fare anche una storia di questo. La storia è la storia dei fatti. Allora, se stiamo a ciò che ci dicono loro, c'è perfetta coincidenza tra intenzioni e fatti. Chi si attendeva qualcos'altro dopo? Non certamente loro.
Ma si potrebbe andare anche a una dichiarazione di Barroso, che l'Unione Europea è un antidoto contro i governi democratici, del Telegraph del 2010, l'abbiamo appena ritrovato. Vengo al nostro tema. Allora, intanto la Commissione Costituente, diciamo, fu creata una commissione, l'Assemblea Costituente, di 75 membri e si divide in tre sottocommissioni. La prima, i principi fondamentali, la seconda, organizzazione dello Stato, la terza, rapporti economici. Era la modernità della nostra Costituzione, stava per tutti nel fatto che a livello costituzionale si stabilivano dei fini e dei mezzi che avrebbero dovuto guidare il popolo italiano. Si interessarono di rapporti economici anche nella prima sottocommissione, perché dire non è possibile escludere ciò che noi dobbiamo affermare, cioè il dovere del lavoro dalla prima sottocommissione. Quindi cosa accade? Che le sottocommissioni procedevano così, si attribuivano delle relazioni a degli autorevoli membri, per più queste relazioni si concludevano con delle proposte normative, poi queste proposte venivano discusse nella sottocommissione, poi nella commissione di 35 riviste, poi si andava in assemblea costituente. Le relazioni fondamentali, a mio avviso, ma che insomma ce ne sono dei diritti sul lavoro, ma insomma, diciamo, sulle principi fondamentali sono tre. Una è del democristiano Vittore Fanfani sul controllo sociale dell'attività di impresa. L'altra è del comunista da pochi mesi, da pochi anni in realtà, perché Antonio Pesetti era repubblicano, si sente il suo riferimento continuo alla nazione, credo anche ora quando fu arrestato, 8 anni di galera, socialista in galera, dopo 10 giorni che esce, 20 settembre 1943, si iscrive al Partito Comunista, una importante figura. Che scrive, purtroppo lo sapete, non se la fotografia, ma insomma è l'impresa della dimensione costituzionale e poi la relazione di Togliatti. Vediamo che cosa ci dicono intanto questo. Va bandita la concorrenza. I costituenti non reagivano economicamente al fascismo, non era lì che bisognava reagire. Anzi, soprattutto i comunisti, forse più coraggiosi di me, si segnalavano che c'era un profilo di continuità. I comunisti avevano un problema. Secondo l'insegnamento che gli derivava da Stalin, la Costituzione non è un programma, ma riflette i rapporti sociali che ha. Quindi essi valorizzavano certi organismi, certi interventi nell'economia che c'erano stati nel fascismo. Dicevano, possiamo stabilire questo, perché c'è già e c'è nella coscienza popolare che si è cominciata a formare. E la reazione che si ha nell'Assemblea Costituente è una reazione alla, diciamo, al capitalismo della concorrenza. Il capitalismo della concorrenza che aveva portato alla prima guerra mondiale era un capitalismo caratterizzato dalla libera circolazione di capitali, da banca universale e da industrie solo private e monopoli privati. Con la crisi del 29 quasi dappertutto si fa venir meno la banca universale, si vincola la circolazione di capitale, pensate che nel 34 c'è un divieto di acquistare titoli all'estero, divieto per speculazione, non si poteva speculare, dopo dal 47 serviva l'autorizzazione, l'autorizzazione veniva negata, anche a lei mi dava la possibilità di acquistare quote sociali fuori, questa è la storia dell'Italia. E si reagì, qui già capiamo che cos'è l'Unione Europea, liberalizzazione, non c'è più lì, torna la banca universale, torna la libera circolazione di capitale. L'Unione Europea è la restaurazione del regime giuridico globale ai quali i nostri costituenti si erano opposti. Dal punto di vista di libertà si opponeva al fascismo, ma dal punto di vista, diciamo, della impostazione politica economica si opponevano a
hai una concezione liberale, dovete sapere come erano timorosi, come cercarono di strappare qualcosa liberale. E in autico non fece ricordare nulla. Adesso ci sono vari episodi, quasi nulla nel campo. Quindi quando si dice che la Costituzione fu un compromesso, anzi non fu un compromesso, fu una linea comune scelta, e questo è un giudizio complessivo, ma in materia di rapporti economici la Costituzione fu una Costituzione scritta, fa una linea comune di comunisti, democristiani e socialisti. Si legge negli atti della Costituente, Taviani, un cristiano che è stato ministro, un storico di Roma, rintroveranosi, parlando, dice: io capisco perché lei dice così, lei non ci capisce, a noi è un liberale, ma deve capire che esistono anticapitalisti collettivisti, anticapitalisti non collettivisti. Il mio gruppo, per non essere esterno, è anticapitalista non collettivista. Sì, quindi questo è il clima in cui scrisse la nostra Costituzione. Tratto dalla relazione di Fanfani. I fini per i quali lo Stato è costituito e le difficoltà che la sradicata azione individualistica degli agenti economici oppongono al raggiungimento di essi impongono la presa di posizione anche a noi italiani in occasione della stesura della nuova Carta. Sempre nella vita economica la vita economica si è svolta sotto l'influenza di principi orientatori derivanti dalla concezione del mondo in ciascuna epoca importante. Anche quando la vita economica, per dichiarazione di dirigenti pubblici, avrebbe dovuto svolgersi in un regime di cosiddetta libertà, realmente si svolse secondo frammenti di piani occasionalmente imposti da grandi industriali, da grandi banche, cioè da esponenti di quegli interessi riusciti a prendere. Quindi Fanfani parlava poi del controllo sociale sulla ripresa della fase produttiva e distributiva e veniva al momento circolatorio della moneta. Un controllo sociale nel momento produttivo e in quello distributivo sarebbe valido ove non fosse esteso anche al momento circolatorio. Basta in proposito ricordare che qualsiasi misura in materia di produzione, di distribuzione, di risparmio, di proprietà può risolversi in niente o dare risultati esattamente contrari a quelli sperati, ove non sia accompagnata da un'adeguata disciplina in materia monetaria e creditizia. Un intervento in questa materia condiziona il successo dell'intervento in materia produttiva e distributiva. Un'appropriata politica monetaria deve incoraggiare la formazione del risparmio ed un accorto controllo degli investimenti deve favorire gli impieghi più vantaggiosi per il progresso sociale. Lo Stato orientava la produzione, lo Stato disciplinava la moneta. Ora, siccome la mia relazione è troppo lunga, anticipo qualcosa che altrimenti non faccio tempo a dire. Tutto ciò si risolse in una norma: la Repubblica disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Noi abbiamo una riserva di Repubblica. Se sviamo la legittimità costituzionale, l'unica BCE buona è quella morta. La Repubblica disciplina, controlla e coordina. Coordina e controlla l'esercizio. E non possiamo scegliere, come lo scelse infatti, la concorrenza in materia bancaria. Perché in Italia per aprire una filiale, non avevi le bolle come oggi, dovevi chiedere l'autorizzazione. E per avere una banca, una organizzazione dal 74 al 77, nessuna autorizzazione. Un libro curato da Massimo Severo Giannini è chiarito, riprende i documenti del 36, come Michela, come Beneducci, un socialista che fece questa legge, perché Beneducci rimase socialista, anche se decise di collaborare tecnicamente con il fascismo. Il principio era che in materia bancaria non dovesse esserci la concorrenza. Poi uno può dire la Costituzione non la voglio, ma non c'è l'unione bancaria, no? La Repubblica controlla l'esercizio del credito. La Repubblica lo controlla. Fanfani passava a parlare dei rapporti con le altre economie. E diceva: la coesistenza di parecchie economie proprie ad ognuno dei mercati politicamente circoscritti fa nascere un'ultima necessità di controllo sociale. Le relazioni dell'economia interna con le economie estere coesistenti non possono essere più abbandonate al caso.
libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi, delle persone, concorrenza, impossibilità di impedirlo, è il caso. Questo è l'Unione Europea, questi principi cardine, non sono come le nostre, la libertà personale, l'Unione Europea è fondata su questi principi, il caso, non possono. Se lo fossero sarebbero venuti tutti i precedenti sforzi contro il lavoro e comunque l'economia nazionale soggiacente al controllo indiretto, organizzato o caotico delle economie straniere dominanti, i fini del controllo su queste relazioni tra mercati non possono essere ancora quelli del bene comune e dello sviluppo della persona. Taglio, vado alla relazione di Peselli, dove insomma i comunisti che dicono, poi fa fare che era davvero una levatura straordinaria. Dice, non tutto dobbiamo dire della Costituzione, ma c'era il divieto di speculazione finanziaria. Divieto di speculazione finanziaria, controllo pubblico sulla contabilità delle grandi aziende, e soprattutto nazionalizzazione e socializzazione in varie forme laddove fosse stato reputato conveniente. Allora, non tutto dove, perché diciamo, voleva una norma di principio, la legge determina i programmi di controllo. Perché l'attività economica pubblica grazie indirizzata alla funzione sociale, questa qual è la cosa? Che consentisse una presenza. E qui anche devo anticipare, vedete, noi potremmo vietare la pubblicità, potremmo decidere anziché detassarla, di tassarla, stando la Costituzione. Potremmo vietare il franchise, trasferendo ricchezza dal capitale marchio al lavoro. Potremmo vietare la speculazione finanziaria. Ripeto, in Italia, perché la moneta potesse entrare e uscire nel 1990, era necessaria un'autorizzazione amministrativa. Nessuno ti può attaccare da questo punto di vista. È soltanto se tu ti ami, se la tua moneta può essere acquistata e venduta normalmente, che tu sei attaccato. Quando avviene l'attacco alla lira? Nel 90 noi abbiamo liberalizzato. E per dirvi le idee, le norme che avevamo, visto che devo tagliare, adesso sì, andiamo a supplicare che qualche micro investa in Italia, acquisti aziende. Sapete qual era la regola? Gli investimenti non produttivi, cioè che non creano nuovi impianti e occupazione. Se tu fai questo investimento puoi tirar fuori una norma del 57, prima eravamo più rigorosi, l'8% l'anno della moneta che fatta entrare a titoli di utili, di interessi e di dividendi. E alla fine il piazzo finale non più del 100%. Insomma, tu puoi fare anche, investi 100 miliardi e ne fai 300. Hai 200 miliardi di capitale in Italia. Hai investito in Italia. Non è la Cina. La Cina ci sta solo imitando. Perché anche noi, con questo metodo, fummo i primi al mondo per sviluppo economico per 35 anni. Prima che avvenisse l'attacco alla Repubblica. Allora, i comunisti ci tenevano, il problema dei comunisti era il diritto al lavoro, come comunisti e socialisti, parlano sempre che i socialisti sono perfettamente allineati su questi temi, quindi non sapevo se. E come si fa ad affermare il diritto al lavoro, la piena occupazione in un regime che riconosce la proprietà dell'impresa privata, cosa che poi era accaduta anche alla NEPO, parentesi, qui dobbiamo capire. Se il capitalismo e la libera iniziativa privata, i bolscevichi per 7 anni furono capitalisti, durante la legge di Gulag, e invece il capitalismo, come ci dice la Torino, è la concorrenza. Quindi l'Unione Europea. E quindi era il nemico dei nostri costituenti. Concorrenza. Qualcuno dice lasciamola fare, qualcuno addirittura dice no. Perché poi il mercato fallisce, interveniamo solo a generare concorrenza, competizione, questa è la mia domanda. Allora, Peselli dice questo, il principio del diritto del lavoro in una società in cui si è ammessa la libertà di investimento dei mezzi di produzione diventa un obbligo generico, una indicazione in favore di una politica di piena occupazione e spesa pubblica, cioè l'intervento dello Stato nella rete economica con varie forme tendenti nel loro complesso al raggiungimento di tale meta, per quanto essa sia possibile nel sistema capitalistico di produzione
e ciò in netto contrasto con i criteri informatori della politica economica della società capitalistica di concorrenza che hanno comunque prevalso nel passato. E sempre perché devo saltare, passo a Togliatti. Togliatti era stato incaricato di scrivere la relazione insieme a una bella figura, Lucifero da Pigliatra, un monarchico italiano, già una bella figura, però non si riuscirono proprio a trovare e quindi scrissero due relazioni diverse. Esiste anche la relazione di questo liberale che proponeva il liberale, veniva reputato offensivo allora, solo proporlo, che proponeva il reddito di cittadinanza. Oggi noi siamo al tempo in cui chi critica, con chi contesta, propone il reddito di cittadinanza, una proposta che fece, che fu rifiutata da tutti. E dice bensì l'onorevole Lucifero che nel primo articolo da lui proposto si afferma il cosiddetto diritto alla vita, cioè il diritto di ogni cittadino a un minimo indispensabile di mezzi di sussistenza perché gli sia assicurata un'esistenza degna dell'uomo. Ma nello stesso articolo prosegue affermando che a questo fine ognuno è libero di svolgere un'attività economica di sua scelta e lo Stato garantisce questa libertà. Tutto questo è illusione, dice Togliatti. In un regime di pura libertà economica, quale in questo articolo viene proposto, è inevitabile che masse ingenti di donne e di uomini siano privi degli indispensabili mezzi di sussistenza. E qui direi che Togliatti prevede la nostra